Il tecnico della Virtus, Roberto D'Aversa, non nasconde le difficoltà della gara di esordio in trasferta contro il Catania, ma è comunque convinto che con un gruppo compatto, sostenuto oltretutto dai tifosi rossoneri, si può avere una marcia in più, un battesimo di fuoco in uno stadio che, come ha sottolineato lo stesso D'Aversa, è duro giocare. È chiaro che molto probabilmente si può partire anche con un 4-3, perché comunque ci sono giocatori anche per che si possano adattare in quel ruolo, ecco. Ripeto, nella scelta dei giocatori ho pensato anche, appunto, come vi ho già detto, che l'utilizzo di un giocatore in diversi ruoli è un vantaggio sia per me che per loro, ecco, quindi, ma perché lo hanno fatto e lo possono fare, perché hanno le potenzialità per farlo. In casa della Virtus si guarda ancora con attenzione sul fronte mercato, anche se con l'arrivo dal Parma del giovane attaccante Andrea Cerri si può considerare ormai definitivamente concluso. La società ha chiuso nella serata di ieri in uscita i trasferimenti a titolo temporaneo di Gianmarco De Feo e Luca Verna, rispettivamente al Savone e al Grosseto. Io avevo voglia di giocare, di farmi vedere. So che Lanciano è una buonissima piazza sia per i giovani, che come gruppo ho sentito i miei compagni, ad esempio già che conosco come Monachello, Pinato, e niente, sono venuto qua per cercare di ritagliarmi il mio spazio. La squadra di D'Aversa invece continua a lavorare sodo in vista dell'esordio. Dopo l'allenamento mattutino, la squadra è partita alla volta di Roma per prendere il volo per la Sicilia. D'Aversa, nella conferenza stampa pre-gara, ha dichiarato che contro il Catania dell'ex trainer Pellegrino partirà col 4-3-3 nonostante manchino due esterni, Piccolo e Turchi squalificati. Ci sono poi giocatori che si possono adattare, ha ricordato ancora il tecnico. Il riferimento è ad esempio a Di Cecco, che nel tridente potrebbe agire con Gatto e Thiam. Affrontare un campionato di Serie B con 42 partite, pensare di essere un 15 o un 16, penso sia una cosa fuori dal normale, quindi è giusto così, è giusto che la concorrenza sia leale tra noi e chi dà il meglio durante gli allenamenti va poi il sabato in mezzo al campo, e questo il mister D'Aversa è una garanzia. In difesa mancherà il centrale Amenta, anche lui squalificato. Sulla corsia di destra si contendono una maglia Aquilanti e Conti, a sinistra c'è Mamarella. Qualche dubbio in più a centrocampo. Se Di Cecco giocherà in avanti, a contendersi le tre maglie ci sono Paghera, Bastola e di nuovi arrivati Pinato, Grossi e Dagazzi. Fuori infine Vacinovic, che non è ancora fisicamente pronto.